Le cronache che la riguardano citano innanzitutto il suo carnevale, il primo carnevale a spasso per Ivrea con la nonna. C'è un ricordo? Sì, sì. Certo che c'è ricordo. Ed è un bel ricordo. È un bellissimo ricordo. Mia nonna che mi portava in borghetto, i primi anni che si tiravano l'arancia in borghetto, io ero piccolino, mia nonna che mi portava, poi io che scappavo dalla nonna e andavo con gli altri ragazzini della mia età in via delle Rocchette, e quando passavano i carri uscivamo fuori a tirare anche noi le arance. Eravamo davvero piccolini, e poi da lì tutta una serie di cose fino a poi tirare le arance davvero, ecco, non più come ragazzino, ma già incominciavo a vivere carnevale sui 5-6 anni, quando era un altro carnevale, diversissimo da questo, ma bello come questo e uguale come questo, perché la tradizione è sempre quella. Quanta voglia c'è di dire ritorna Carleve? Scriverlo da intanto. Tantissima. Tre anni sono tanti, e quindi come ho detto nel discorso è l'aspettativa che è molta, e quindi va onorata al meglio. Sono pronto a scrivere verbali, metterò un pizzico di emozione rispetto a quello che ho vissuto nel precedente carnevale, quindi uno sguardo al passato e due sguardi al futuro. Però possiamo dire che il verbale più difficile, ma anche quello più sentito, sarà il primo, quello del 6 di gennaio, perché lì dovrà mettere insieme tante emozioni. 6 gennaio è sicuramente un contenitore di idee, emozioni, e sarà, mi auguro, un bel viaggio che farò vivere a tutte le persone che potranno e avranno il piacere di ascoltarlo. Generale, quanta strada c'è dal cavo del Tognotto alla testa della sfilata? C'è tanta strada e c'è un mondo. Ma sì, in realtà, come ho spiegato prima, il carnevale a me piace perché ha tante sfaccettature. C'è quella dell'arancere, c'è quella del popolano, c'è quella sul carro del Tognotto, c'è quella del gruppo storico, quella del generale. E tutti sono aspetti che sono importanti, e quest'anno ho il privilegio di ricoprire quello del capo della festa. Ecco, in realtà tantissime sfaccettature di questo carnevale lei le ha vissute, compreso quella della Gogliardia. Sì, anche quella è una fetta del carnevale, no? Quali sono state le reazioni dal momento in cui il suo nome è stato ufficialmente indicato come cittadino designato? Beh, un po' d'ansia, ma la giusta ansietta che ti viene quando sai che andrai a ricoprire un ruolo estremamente importante, però... Fortunatamente ho l'appoggio degli amici, della mia famiglia, che mi stanno supportando, e questa cosa, avere intorno poi un bel team che ti sostiene, è la cosa fondamentale, no? E probabilmente un po' di goliardia dentro farà superare quella piccola ansia in tanti momenti. Ma sì, in realtà poi la goliardia so che quest'anno verrà messa da parte per me. È un aspetto del carnevale che mi piace, ma quest'anno, per come voglio viverlo, non rientra nel ruolo che ricoprirò. Magari l'anno prossimo, tra due anni, non lo so. Quest'anno rigore innanzitutto. Quest'anno sì, innanzitutto rigore rispetto alle tradizioni, perché quelle sono quelle che consentono ogni anno di fare in modo che la festa sia così particolare, così unica al mondo. Buon carnevale. Grazie. Questo passaggio che abbiamo fatto ieri in regione per affermare che un carnevale